No, sono molto emozionato anch'io, non so perché è una cosa particolare questa. Parlavamo ieri io e te, no? Di come è incredibile dopo tutti questi anni che alla fine siamo stati proprio noi. Appunto, questa idea mi è venuta da quel grande successo del tour nei palazzetti, come dicevo nel trailer, mi piaceva l'idea di suonare con altri amici, soprattutto di poter finalmente celebrare l'hip hop che ha raggiunto in questo paese finalmente un posto di estremo rilievo. E mi piaceva l'idea di accompagnarlo appunto con un festival che in Italia, se non mi sbaglio, manca veramente da tantissimo. Forse proprio dai tempi dell'Hip Hop Sì, Village, dei è DJ, vero, ecco. E sono contento appunto di dire che sarà una cosa immensa, avremo un palco mastodontico, penso più grande, su cui un rapper italiano abbia mai messo piede. E sono molto contento dei miei compagni di viaggio, che sono solo alcuni. Volevamo oggi partire dagli headliner anche per porre l'accento sulle performance. Non sarà uno di quei festival dove gli ospiti salgono uno dopo l'altro, insomma, di partecipazione, ma saranno proprio di vedere proprio, ho chiesto ai miei guest, diciamo, di preparare degli showcase, dei set piuttosto corposi e personalizzati, per cui adesso è ancora presto per svelarvi. Poi, insomma, quali sono le nostre idee, ma l'idea, insomma, è quella di avere delle performance con tutti gli attributi differenti per ogni artista. E abbiamo appunto ancora molti nomi da annunciare, molte sorprese da annunciare, avremo anche ovviamente degli emergenti e artisti più piccoli, e sono molto contento di avere Madame, avremo anche altre donne in questa scena hip hop italiana che finalmente ha battuto anche l'ultima frontiera. l'ultima frontiera, esatto, e sarebbe il sogno, cioè quello che ci piacerebbe, è tutto da vedere, appunto è un primo episodio per cui speriamo che il travolgente successo di questo festival poi porti a renderlo un appuntamento, non dico annuale, o insomma è tutto da vedere, però sì, ci piacerebbe ovviamente. Per quanto riguarda gli stranieri, anche lì ci ho pensato, mi piacerebbe, abbiamo avuto degli abboccamenti, non è così facile perché poi bisogna incastrare i momenti in cui sono in tour anche loro e tutto, ma ti dirò che non è neanche necessario, insomma mi piacerebbe magari come nota di colore, ma credo che sia bello anche, e non appunto necessario, dato che abbiamo una scena così grossa e importante, che ha tanto da dire, quindi un po' di nazionalismo, e in questo caso secondo me non guasta. Secondo me è una cosa che sotto gli occhi di tutti, nel senso la scena ha confermato di essere massiccia, secondo me in questi anni, anche superando, cioè, non so, io in questi anni ho sentito diverse volte dire no, ecco, è finita, no, l'hip hop sta calando, non sono più in classifica tutti, come mentre invece poi passano 2 settimane ed esce un altro disco che si riprende tutta l'attenzione. Per cui ecco, a me sembra ormai tutto, direi, abbastanza consolidato e quindi maturissimo per fare un festival di questa portata. Poi è anche sotto gli occhi di tutti il fatto che, ecco, noi siamo stati un po' pionieri, no? Con l'Arena, i tantissimi forum. Però adesso vedi che altri artisti lo fanno, insomma si è aperta una nuova stagione live per i rapper italiani che hanno conquistato i palazzetti, hanno conquistato spazi come l'Arena, quindi insomma era giusto secondo me conquistarsi anche un festival che non fosse un festival ibridato con altri generi, no? Perché poi esistono altri festival in cui ci sono dei rapper, però è la prima volta, mi sembra da anni, che c'è un festival pensato creativamente da un rapper e con ospiti rapper. La mia firma sarà nel scegliere gli ospiti, nel creativamente preparare assieme a loro delle performance, nell'organizzare e nello scalettare, nel preparare tutto lo spettacolo di entrambi i reati. Poi, un'altra cosa, tu guardi a Jovanotti e ci sta, io guardo Travis Scott, Drake, guardo degli esempi molto diversi dove non necessariamente il fautore del festival sta tutto il giorno a fare il festival, che è una formula che magari a alcuni piace, ci sta, ma non so. E poi ribadisco che comunque è tutto in via di definizione, per cui
Le mie sortite all'interno del pomeriggio ancora non sono programmate e potrei anche volerle tenere segrete, capisci? Per cui comunque non è un festival in cui io sono là e ho degli ospiti, cioè non è Giova Beach Party, assolutamente. Non ha quell'ambizione, non vuole essere quella cosa e ha altre ispirazioni. No, guarda, molto banalmente vorrei che la gente si divertisse, avesse modo di passare una giornata appunto indimenticabile, di vedere gli artisti che segue da sempre in un contesto grande, importante, come magari mi è capitato di fare per altri generi o altre cose. Insomma, mi piacerebbe che questa cosa elevasse, fosse un ulteriore, esatto, achievement di pop, oltre al Tenco, a San Siro e tutte le cose belle che stanno succedendo attorno a questa musica negli ultimi 10 anni.